Ciao a tutti, eccomi, ritornata. Allora, siccome nel video precedente, che ve lo lascio comunque sempre linkato qui sotto e qua sopra, vi avevo detto che vi volevo registrare il video sugli acquisti che abbiamo fatto quando siamo stati a Parigi. Siamo stati però 3 anni fa. In quel periodo non potevo registrare perché il lavoro mi teneva occupato tantissimo tempo e quindi non avevo questa possibilità di registrare. Anzi, aspettate che arrivo. Eccomi ritornata, sempre col mio ciuffo ribelle. Non potevo registrare, quindi non è che mi tenevo tantissimo sul canale, ecco, avevo altre cose a cui pensare. In quel periodo, prima di andare noi a Parigi, sono stata con mia madre. Voi dovete sapere che io ho dei parenti che abitano sia in Francia che in Olanda, quindi ho questa, diciamo, fortuna. E prima che fossimo andati noi, non so se ci azzecco un po' con i tempi, vabbè, comunque, prima che fossimo andati noi, vabbè, io e lui, ecco, io e il mio compagno, il mio ragazzo, sono andata con mia madre a trovare la zia di mia mamma, quindi in Francia. E quindi vi faccio vedere alcune cosine che ci siamo prese. E vi stavo dicendo, scusatemi, interruzione di nuovo. Vi faccio vedere quello che ho comprato quando sono andata con mia madre, ma comunque vi faccio vedere un haul completo di tutto ciò che ci siamo comprate quando sono andata con mia madre. E l'unica cosa che non ho qui è una penna che avevo preso al Museo del Louvre e non ve la posso mostrare, quindi è una penna semplicissima. Comunque, però, le altre cose ve le posso mostrare. Allora, prima cosa che mi ero comprata, praticamente era un negozio vicino proprio al Museo del Louvre, un negozio di souvenir, ed era questo mini portafoglio, semplicissimo, piccolino, compatto, con la scrittina Paris, France. Sulla medaglietta c'è la scrittina Paris da una parte e la Torre Eiffel dall'altra. Ed è semplicissimo, vedete? Non so se riuscite a vedere con la luce. Comunque, da una parte ha tre taschini qua, e dall'altra parte ha un'altra tasca, quindi è fatto a ventaglio. Non so, è nero e quindi non so cosa riesco a farvi vedere. Poi dentro c'è pure scritto di nuovo, quindi riprende la stampa che c'è fuori, quindi Paris, France, eccetera. È nero, non si vede una cippa, però comunque apprezzate il gesto. Poi ho comprato sempre con mia madre questo foulard. Molto semplice, molto carino, mi piace tantissimo perché è anche rosa, quindi è fatto così, vedete, tutto il foulard ha questa stampa, la Torre Eiffel, la scrittina Paris, Notre Dame, Moulin Rouge, quindi la Torre Eiffel, vedete, il Sacro Cuore, quindi è fatto tutto in questo modo. E questo qua mi sembra, se non mi sbaglio, che l'avevo pagato sui 5 euro. Sempre nello stesso negozio avevo comprato anche, mia madre mi aveva comprato una maglietta. Quindi una maglietta semplicissima con la scrittina Paris, tutta con i glitterini, tutta luccicosa, sbrilluccicosa. E poi mi sembra, se non mi sbaglio, no, nient'altro in quel negozio, no, nient'altro. Ah sì, no, scherzavo, due borse ci eravamo comprate, ma purtroppo si sono rotte, quindi non ve le posso mostrare. Vabbè, sono passati quello che sono passati. Poi una sciarpa. Sempre nello stesso negozio e sempre quando sono andata con mia madre. È molto molto semplice, ha la scrittina, vedete, Paris. Vi faccio vedere direttamente la Torre Eiffel, la scrittina Paris, e qui sotto è tutta fatta in questo modo, vedete? Non so se riuscite a vedere qualcosa. Comunque, è molto molto semplice, quindi tiene anche abbastanza caldo, quindi è l'unica sciarpa tra tutte quelle che ho che tiene abbastanza caldo. Quindi rosa anche questa e mi piace tantissimo. Questa mi sembra che costasse sulle 15, quindi costava un po' di più. O 10 o 15, non mi ricordo esattamente. Sempre con mia madre mi sono regalata questo mini portafoglietto. Vedete che si sta tutto rovinando perché comunque ha 4 anni, 3 anni. È molto molto semplice con il Sacro Cuore, la macchinina, quindi. Questo l'avevo preso ad un autogrill e all'interno ci ho messo, vi faccio vedere quello che ho preso quando siamo andati con lui, nel negozio vicino a Notre Dame. Ed era questo specchiettino molto molto semplice,
con Moulin Rouge, la Torre Eiffel in rilievo, e mi sfugge sempre il nome, vabbè, comunque avete capito, mi sono rincoglionita stasera, sono stanca morta, e quindi è molto semplice, una parte più piccola e una parte che ingrandisce, quindi questo qua pagato mi sembra sulle 2-3 euro, non mi ricordo. Comunque mettiamo di qua perché sennò non so neanche cosa vi sto facendo vedere o meno. Anzi, a proposito, sempre con mia madre ho preso due orologi, uno per me con questo cinturino che fa veramente schifo, infatti si sta rovinando, con la Torre Eiffel all'interno, vedete, e la Torre Eiffel qui fuori. Questa qua con questo orologio, questo qua nero, l'avevo comprato per mio fratello, ma lui non lo utilizza perché comunque poi si rovina, e con la Torre Eiffel la scrittina Paris, e qui dietro c'è scritto proprio Paris. Quindi, ciao! E questi qua li avevo comprati poi con delle. Eccola qui. Mi avevano dato delle Torre Eiffel in omaggio, quindi il ragazzo. L'avevo presa proprio in un negozio, non negozietto, in una piccola bancarella che c'è proprio sotto la Torre Eiffel. Quindi, pagati se non mi sbaglio 5 o 8 euro l'uno, non mi ricordo. Comunque, i prezzi li ho rimossi perché sono passati veramente tanti anni. Quindi, questa mettiamo qua. Sempre con mia madre ho preso due di queste, infatti una ce l'ho dentro al mobile, queste palline, solo che questa si è già scollata all'interno, quindi ha tutti i monumenti principali, vedete, all'interno e anche qui fuori, vedete? Questi qua molto 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 semplici, quindi nulla di che. Poi vi faccio vedere, allora, questa qui invece, ci tengo veramente tantissimo, questa qua invece l'ho presa proprio sopra la Torre Eiffel, sapete che c'è il negozietto sopra, quindi è fatta plastificata nera, lucida, anche se si rovina o si sporca, comunque facile da pulire. Qui fuori c'è questa scrittina Paris in dorato, sulla medaglietta da una parte la scrittina Paris e dall'altra parte la Torre Eiffel. È molto molto semplice, quindi vedete nulla di che, quindi semplicissima. E questa qua pagata sulle 5 euro se non mi sbaglio. Sempre in quel negozietto il mio ragazzo ha preso, infatti adesso ce l'ho di là, però comunque poi quando vedrete, se vi interessa l'home tour lo vedrete. Ed è un cartoncino con la Torre Eiffel, quindi con diciamo il paesaggio di Parigi. Poi, siccome, allora, questo ve lo devo dire, siamo andati sopra la Torre Eiffel, ma non siamo andati a piedi, cioè, volevo dire, non siamo andati con l'ascensore, perché abbiamo constatato, devo dire la verità, ed è stato veramente così, che molte persone, tendono a prendere l'ascensore e quindi farsi un sacco di coda, quindi va bene che uno era in vacanza e uno dice, non, tanto che non ho niente da fare, ecco. Però abbiamo pensato, abbiamo detto, non per pagare di meno perché non era quello il fatto, però con l'ascensore non ti godi bene il paesaggio, quindi non ti godi bene tutto il panorama che vedi sopra la Torre Eiffel, sopra la torre, ecco, perché con l'ascensore vai dritto su e basta. Invece noi abbiamo preso le scale, siamo andati con le scale, sì, è stata una sfacchinata. Però almeno avevamo la possibilità di farci qualche foto in più, di fermarci un attimo, di riprendere, di farci dei video, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo avuto. Ed è stato proprio bello, quindi mi è piaciuto veramente tantissimo. C'erano 1200 scalini, o 800 scalini, non mi ricordo. Comunque, vedete, io e lui abbiamo tenuto il bigliettino e siamo andati proprio, vedete, il 3 settembre del 2013. È un po' di anni, però io mi sono tenuta il. L'avevamo pagato 5 euro il biglietto, quindi costa un po' di meno rispetto a prendere l'ascensore, però se andate a Parigi o ci ritornate, e io sicuramente quando avremo la possibilità di ritornarci, vi consiglio estremamente di andare a piedi. Lo so, è una sfacchinata, però vi godete di più tutto il panorama e quindi vi potete fare più foto possibili, più video, quindi ve lo godete di più. Quindi ve lo consiglio, andate a piedi. Non per cattiveria, ma è molto più bello, ecco, andare a piedi che andare con l'ascensore. Poi, sempre nel negozietto di souvenir, anzi no, siamo andati poi al Sacro Cuore, e proprio in quel negozietto, no, questo a Notre Dame se non mi sbaglio, non mi ricordo, comunque, gli ho regalato questa mini Torre Eiffel, questa qua, però con insieme la mia iniziale con tutti questi brillantini, e quindi lui non lo mette al portachiavi perché
da una parte all'altra, quindi ce l'abbiamo tutti messi lì come souvenir. E però è carina perché ha tutti questi Swarovski, è la mia iniziale. E lui invece sopra la Torre Eiffel, se non mi sbaglio, non mi ricordo sinceramente dove, comunque mi ha preso questa Torre Eiffel con insieme il portachiave a forma di cuore, però sopra c'è scritto Torre Eiffel, guardate, è molto molto carino, mi piace tantissimo. E poi sull'anellino, se ci fate caso, se riuscite a notare, c'è scritto Paris, France, vedete? Molto molto semplice, mi piace tantissimo. Qua voi potete tranquillamente staccare, vedete? E questo tenervelo come portachiavi. Questo qua io l'ho visto proprio sul sito della Torre Eiffel, su shopping, una cosa del genere. Lo vedete per 5 euro e qualcosa, quindi non mi ricordo se era questo il prezzo che lui l'aveva pagato. Poi al Sacro Cuore ho preso delle tazze per mia madre. E basta, mi sembra, non mi ricordo comunque. Lui invece ha preso queste tazze. Guardate, erano vendute insieme perché una è un maschio e una è la femmina aiuto. Sono durate tanto, adesso durano così poco, non va bene. Comunque, vedete, è molto semplice perché si stacca. Guardate, e quindi sono uguali tutte e due, solo che una è bianca con la femmina. Mi sembra che questa è la femmina e questo è il maschio. Aiuto, non mi ricordo. Comunque è molto molto carina perché vedete ha forma di cuore. Beh, sì, dentro, non fateci caso, ci sono alcune cose che erano dentro il mobile. Comunque ha forma di cuore e mi piace veramente tantissimo. Questa qua invece è costata solo 5 euro ed erano in sconto, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Comunque, vedete, è uguale da entrambi i lati. Mettiamola qua prima che è durata tutti questi anni, non voglio che si spacchi adesso. Poi alle Gallerie Lafayette, se non mi sbaglio, sì, passiamo alle Gallerie Lafayette. Alle Gallerie Lafayette, ah no, aspettate, al negozio che c'era vicino a Notre Dame, lui aveva preso dei bracciali. Un bracciale, sapete quello che vi ho fotografato su Instagram? Ecco, quello che io purtroppo ho perso col lavoro che facevo l'anno scorso. Non per cattiveria, ecco. Quindi lui aveva preso due bracciali più altre cose che anch'io ho preso ah sì, avevo preso il kit per unghie anche, solo che adesso ce l'ho in borsa di là, quindi vabbè, il kit per unghie. Se non mi sbaglio, no, aspettate. Eccomi ritornata, sì, avevo rimosso un po' di cose, vabbè, non fateci caso. In quel negozio io ho preso questo kit, vi stavo dicendo, per le unghie, quindi semplicissimo, vedete, da entrambe le parti. E all'interno era proprio formato così, aveva la sua forbicina che io ho cambiato, ho perso, vedete, il tronchesino per le unghie, qui la pinzetta per le sopracciglia l'ho cambiata, quindi vedete, è un normalissimo kit per unghie. Questo qua mi sembra che l'avevo pagato sui 5 euro. E in quello stesso negozio lui aveva preso proprio questi bracciali e io l'ho ritrovato finalmente su un sito che vi lascio qui sotto nell'info box. Sono stati gentilissimi a rispondere, disponibilissimi. E si chiama, e lo trovate anche su Instagram, quindi vi lascio qui sotto nell'info box scritto tutto. Voi scrivete su Instagram anche souvenirparis.com, una cosa del genere, ma ve li lascio qui sotto. Quindi io li ho scoperti proprio da Instagram, quindi con l'hashtag souvenirparis, eccetera. E quindi li ho scoperti proprio da lì e li ho ritrovati finalmente. L'unica cosa, infatti, mia madre era tutta lì che ha detto: ok, stai ferma, stai calma, stai calma. Ok, l'hai ritrovato. Perfetto. Ok, lo vuoi ordinare? Ordiniamolo. E costava, infatti costa poco, costava 1,99 euro, anche lui l'aveva pagato 2 euro, 2,30 euro. L'unica cosa che è stata più la spedizione, poi è stato fermo alla dogana, eccetera, eccetera, ma comunque sono stata stracontentissima perché è arrivato, quindi uguale, identico a quello che avevo perso. E adesso ci vado proprio con i piedi di piombo ed è silicone, quindi normalissimo, però non è la scrittina semplicissima, è proprio incastonata, quindi è scritta proprio così, con la Torre Eiffel, Parigi, la bandiera, vedete, è bellissimo, sono contenta. Comunque, poi, sempre nel negozietto, però a fianco che c'era il negozio di giochi, io avevo preso questa scatolina, appunto, che trovate da GameStop, ecco, lo so. C'erano delle caramelline ed è bellissima con Super Mario. I nani Mario, quindi normalissima. Poi passiamo un attimo a
al Paris Saint-Germain, quindi allo stadio del Paris Saint-Germain, perché quel giorno era l'ultimo e dovevamo scegliere praticamente dove andare, o a Versailles o andare allo stadio del Paris Saint-Germain. E infatti siamo andati proprio lì e io mi sono presa, mio fratello si è preso una maglietta, mi sembra, e lui si è preso il pallone. E quindi non ve lo posso mostrare perché ce l'ha ancora dei genitori, quindi dovrà poi riportarlo a casa. Ed è questo portachiave proprio con Paris Saint-Germain e il mio nome Valentine, quindi normalissimo, quindi semplicissimo. Questo però è costato un pochettino perché mi era costato, mi ricordo, 8 euro, quindi un po' caro. Poi le ultime cose sono, vabbè, questo è un braccialetto semplicissimo. Poi mi sono tenuta belle cartoline. Tutti i vari bigliettini, quindi le varie bustine, tutte le varie cose di quei giorni me li sono tenuti e quindi non ve li posso mostrare adesso perché ce li ho tutti di là e quindi. E poi questo braccialetto molto molto semplice, anche questo in silicone con i due cuori e la scrittina Paris rosso. Le ultime cose sono alle Gallerie Lafayette. E lì avevo preso appunto anche un taccuino, un piccolo taccuino, e preso due di queste penne semplicissime, guardate, molto molto semplici, con la Torre Eiffel, con queste colorazioni, con questi disegni molto molto semplici. Quindi questa qua pagata mi sembra 3 euro o 4 euro. E l'ultima cosa, mi sono regalata questo portafoglietto appunto allo stand della Guess, quindi è stato un mio piccolo, no scherzo, un mio acquistino alle Gallerie Lafayette. Quindi anch'io ho acquistato sia alle Gallerie Lafayette, lo ammetto, sono stata contenta. Pagato questo 50 euro, lo so, ma in quel periodo potevo, quindi me lo sono regalato, quindi non vedo perché negarlo, e lo ammetto. E mi piace tantissimo, sì, si sta scolorendo perché c'è 3 anni, 4 anni, e normalissimo rosa da una parte, vedete, piccolino, è fatto proprio così, guardate, con tutte le roselline. E dall'altra parte, con qualche centesimo, è fatto così, quindi un normalissimo mini portafoglietto o porta quello che volete voi. E niente, questi erano tutti i vari acquistini barra regalini che ci siamo presi quando siamo andati proprio a Parigi e barra con mia madre, quindi ve li volevo mostrare già da un bel po'. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete stati a Parigi, cosa, o magari volete un video a parte dove vi parlo un po' della mia esperienza, della nostra esperienza che abbiamo fatto a Parigi, di cosa ne pensiamo, eccetera, eccetera. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Io adesso vi saluto perché vado a dormire perché sono un po' stanca, anche lui è stanco, e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!